Ah, perché forse ci vuole tempo per. Ci vuole tempo per caricare le cose. Ciao Dogani! Grazie, 39 mesi! Un bacione! Ste, non lo so. Io che cazzo te devo dire? Cioè, boh. Non voglio parlarne, mo. Io solo streamare e fare cose. Ah, ecco il ruletto! perché ci vuole un po' di tempo per caricare le cose. Vediamo un po'. Poi la figata è che da qua su io vedo tutto. Ci sta qualcuno di sotto? Da qua su ci vuole l'olio bollente. Se ci sta qualche testa di cazzo, gli si butta da qua su l'olio bollente. Io andiamo. Ok. Ah! Vai. Andiamo qua sotto, piano piano. Come si faceva l'emoticon? Ok. Espressione angry. C'è proprio pisciato. Pisciare, posso pisciare. Un esercito messicano sta varcando il confine con il West Elizabeth. Oddio, che cazzo è? Ma che sta succedendo? Oddio, i messicani di merda. Ciao Indomarco, ciao bello. Un bacione. Grazie mille. Oh, Salve. buon uomo. Ah no, Vai, mi eccolo! dica. Tu sei il pianista, Sì, l'organista. sì, Ok, ma dove sta il West Elizabeth? Me ci portate? aspetti, forse ho capito dove sta. Guardi, io sono senza un cavallo. Beh, andiamo Siamo con la quasi messi carrozza, lì. eh? Andiamo. Sta qui, ecco. Salve! Salvo, signore. Ci avete un cavallo da attaccare qua, la carrozza qua? Si può attaccare il cavallo alla carrozza qua? Porca Non penso. troia. Comunque ho ripassato un po' di brani, eh. Oh, bravo, bravo. Dopo vediamo. Ciuchino! Ma dove Mi ha sta il nuccato via. West Elizabeth? Devo andare. Allora, se apri la mappa, a Sì? sinistra ci sta proprio scritto grandi West Elizabeth. Sulla zona di Strawberry che passa pure su Blackwater. E dove sta la Strawberry? Vicino a Blackwater, se vedi quella zona ci sta proprio una scritta grande, West Elizabeth. Ok, ma dov'è che stanno andando? Cioè, dove? Non l'ho capito bene, se magari mandano un annuncio. Boh, non le so dire proprio preciso. Ma purtroppo mandano gli annunci una volta ogni 20 ore. Se uno Ok, allora manda. io vado verso Vai. Blackwater. Arrivederci. No, te prego. No, ti prego, Dio. Già iniziamo male. Già iniziamo molto male, cazzo. Già iniziamo con i crash. Il fix, è come se fissava, non mi ricordo. No, 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 è un errore del gioco. È un errore del gioco, ste. Ma se può prendere tipo la navetta, tipo? Per andare fino a dove? Allora, se io prendo tipo la mongolfiera da Saint-Denis, sì, fino... me ce va Blackwater. Sì, se può prendere. Aspetta che... ce la fai a scrivermelo su Telegram, Dagan? Sì, dopo lo faccio. Ma che taxi? La mongolfiera? Sì, i taxi, la madonna. Dove li prendi i taxi? Minchia, tutto... Yo. Fa un po' vedere dove sta la mongolfiera qua. La mongolfiera sta qua, se non erro. O lì vicino comunque. I soldi ce l'ho? Pochi.
E mo li vado a ritirare, tipo. Banca de Saint Denis. Chiuso. Dio. Mongolfiera. I messicani. Che stai in pigiama? Non ho capito bene. Uso viaggio per porca troia, non ci posso andare. A sud-ovest di Blackwater. Cazzo, e mo devo andare a Blackwater allora. Sì, sì, zitti, 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 zitti. Blackwater. E quando ci metto, mo? Dio Cristo. Sì, per andare a Blackwater qua ci vuole un mese. Dio vede e provvede. Culo cavalletto. Ma dove vado, culo cavallo? Sì, la mattina. No, è perfetta così la serie. Se ti piace è così. Se no, ci stanno tanti content creator che portano RP. Ci stiamo andando. Ci stiamo andando, solo che ci vuole tempo, ci vuole, la madonna. Beh, mica è facile. Aprete cielo. Culumulu, culucciuchino, dove vai? Culucciuchino. Culucciuchino. Ci vorrà un quarto d'ora, ragazzi, per arrivare là. Vabbè, piano piano. Vediamo intanto se ci sta qualche missiva, che cazzo ne so. Rubrica. Cartelle. Inbox. Non mi scrive nessuno. Ma io ce l'ho il numero del zoo, eh? Rubrica. No, come si chiama quella? L'armaiola. Ah, non lo so. Allora, quanti cc in questo mezzo? No, per tornare dopo chiamo Torino. Torino! Zoe, Zoe, non ce l'ho il numero di Zoe. Madonna, come corre l'ucciuchino. Guarda un po' come corre. Una seta, eh. Beh. A corre, l'ucciuchino. Più o meno. A corre l'ucciuchino, eh. Bambò. L'ucciuchino delle Glerch. A voglia. C'ho fame e sete, vabbè, dopo magno. È inguardabile, dici? Dici che è inguardabile, l'ucciuchino? Guarda là. 1003 turbo di giuchino. No, 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 questa qua è tipo una panda, un bandino di quelli vecchi. Una 600. Boh. Una madonna, sei brutto. Oh, grazie mille, X721 Arfa. In questo periodo come va? Ah, tutto a posto, tutta la grande, come sempre. Come sempre, tutta la grande. Sempre felice di tornare dal re dei Twitch Italia. Addirittura re dei Twitch Italia, addirittura. A parte questo, volevo consigliarti il libro da leggere. Si chiama Pensa e arricchisci te stesso.
Addirittura. Che monitor uso? È un Asus, no, Aorus, Aorus, non lo so. Comunque è buono. Trazione integrale 4x4. Madonna però. Madonna, guarda se corre Luciuku. Grazie Ste. Non si sente il mic. Cioè? Sì sì, io tutto a posto Chiara frati. A voglia. Ma sì che si sente. Guarda là come premo parla. Dei bambini urlano per le strade di Valentine. E l'armeria? Che dice? E l'armeria, che l'armeria è aperta per info CP. Codice, che sarebbe codice postale Valentine? L'armeria è aperta? Tanto sto di strada, no? Per andare all'armeria. Più o meno. No, no, prima andiamo a Blackwater. Dai, Ciuchino! Che diavolo, Ciuchino! Lo so, Ciuchino è merda! Ah, stronzo! Figlio di una grande zoccola! E mo che te do a magnà? Ciuchino! Si è ingazzato. Mi sa che non ce la faccio arrivare là. Mi sa che no, mi sa che devo tagliare. Devo andare a Valentine, dai. E non c'ho nemmeno sordi, quello è il bello. Devo andare a Valentine. Per forza a Valentine. Per fargli il pieno? No, per fargli il pieno devo andare per forza. Devo andare, devo cambiare la rotta, devo andare a Valentine. Intanto dopo là c'è pure l'armeria, vado a trattare per il prezzo, vedo un attimo come funziona. In alto a sinistra dici che è meglio la gamma? Meglio qui? Ok. Attivo la live pure su TikTok, dai, dato che ci sto. Live solo per abbonati. La chat c'è, si vede bene. Perfetto. Meglio prima, dici? Dici che si vedeva meglio prima? Ah, non lo so. Ciao, dottor Scotti. Allora, alla Ciuchino il wasabi nel culo va forte così. È una madonna se va forte. È una madonna. Ciao a tutti comunque, benvenuti, bentornati. Ciuchino S4, a voglia. Che fai, Culurgiones? Culurgiones. Come si chiamava? Oddio. Quella... quella che c'ha pure la piattaforma lì. Non mi ricordo come si chiamava. Il piatto sardo, sì. Esatto, il Culurgiones. Ma te mi manca la mia ex. Ah, te manca ancora la tua ex. Greve. Greve, cazzo. L'ex è greve. Grazie Luca Versi. Grazie mille della sub. Grazie dell'abbonamento. Un bacione. Grazie. 16 mesi di resub, grazie. Peso più di Luciuchino, dici? Ah, siamo arrivati a Valentine. Siamo arrivati.
Mamma mia, quanto tempo è che non vengo a Valentine. È una vita. Le palle del municipio. Ma che sta succedendo a Blackwater? Sarà un gorfiere là. Hai, Ciuchino! Hai! Piano! Salve! Ma cosa gli hai combinato? Salve, buonasera! Ce l'ha qualcosa? Sto mancando tantissimo! Lo so! E purtroppo... Ma tu che correvi nudo? Io? No, io sto... Io c'ho la vestaglia! Non sì, la vede? No, perché ho visto... Sì che la vedo! Ho visto un signore correre nudo! Pensavo fosse lei! No, io devo mettere... Ma tu la vedi nera o bianca? Perché mi sa no, che... No, la vedo gialla. Gialla, sì. Ci ha messo la mochina, ci ha messo allora il reverendo. Sì. Vabbè, io sono il padre Don Bono della chiesa di Saint-Denis. Ah! Sì, salve, sì. Piacere. Piacere. Molto spartano il suo abbigliamento, ma come dico sempre io, l'abbigliamento non fa il monaco, quindi... Meglio spartano che te puzza l'ano. Sì, comunque sì. Amen. Parole di Cristo. Allora, sì senta, ti dicevo, ma come devo fare per il ciuchino, per farlo andare più veloce? Non lo so, perché io volevo andare a Blackwater a benedire i messicani. Beh, purtroppo noi non trattiamo asinelli. Per gli asinelli ma dammi roba per i cavalli. Ma dammi roba per i cavalli, belli. Ma è uguale. Sì, le posso dare lo stimolante, ma non so se... Brava, dammi un bello stimolante, così almeno gli do una bella carica di adrenalina dietro le chiappe. Beh, non l'ho mai provato su un asinello, però se vogliamo... Vuole provare su di te? No, su di me no, io no, sono ben carica. Cioè, su di me, scusami, su di me, guarda che c'ho... Oddio, non so se funziona su di lei, glielo garantisco, vabbè. Ma una puntura nel sedere non gliela consiglio. Senta, allora... Distimolante per cavalli, penso che andrebbe a conoscere il suo titolare, praticamente. Sì. Senta, allora, facciamo una cosa, io vi lascio il ciuchino, 10 minuti, vado a prendere da bere. Sta aperto il saloon? No, purtroppo qui a Valentine è chiuso. Ancora è chiuso? Per l'amor di Dio, perché? Purtroppo ci sono dei cambiamenti qui a Valentine, quindi stiamo aspettando i nuovi proprietari. Va bene, allora vado all'armaiola intanto, io ve lascio il ciuchino. Ma che ci facciamo con questo asinello ora? Gli fai un pistop, se riesci a dargli una botta di adrenalina, a curarlo un po'. Ma io non gli posso somministrare purtroppo. E allora preparami gli sedativi. Io arrivo. Vabbè, insomma. Arrivo subito. Io non penso si possa. Pace all'anima vostra. Restaurant. Fresh fruit. No, non era qua l'hotel. L'armeria mi sa che sta là più avanti, te lo dico io. Salve, buon uomo, buonasera. Salve, Don Bono. L'armeria? L'armeria è quella in fondo a destra. Grazie. Prego. Che il Signore sia con te. E con il tuo spirito. Salve, buonasera. Salve, mi dica. Allora, prima cosa volevo sapere se voi vendavate le armi e a quanto le fate. Sì, le vendiamo. Che tipo di arma cercava? Una bella arma lunga, dura, che sputa fuoco e che spara molto lontano. Quanto è il suo budget? Non lo so, 10 dollari? Se vuole a 15 le posso dare una canna da pesca. Ma vergognate, Geoff Dix. Ma te pare una cosa da scrivere questa? Ma ti sembra una cosa da scrivere questa qua? Ma ti rendi conto quando sei deficiente?
E questo mi dovrebbe far ridere? Le due live mi costringono a... Ma tutto a posto? Ciao Elisina! Ma tutto a posto di testa? O no? Ma... Allora... Sì, signore. Mi scusi, sì. Allora, io ho 3-4 dollari a disposizione. Adesso al momento ho 10 dollari. 10. L'ho detto, se vuole a 15 dollari c'è la canna da pesca. Torca. Ma con la canna che ci faccio con la canna da pesca? Che tiro le cannate in faccia alle persone? Ma io mi devo difendere. Io sono un prete, sono Don Bono della chiesa dei Saint-Denis. Buonasera. Serve, e non c'ho praticamente soldi al momento, non ho soldi, non ho fatto funzioni, non ho fatto cresimi, niente ancora. Ma voi fate anche rate? Pagamento a rate? No. Prestiti? Non offriamo questo tipo di servizio. Ok, allora le posso chiedere dove posso andare a vendere lo zolfo, il carbone, lo zaffiro e il ferro? Allora... E zaffiri e pietre preziose al banco di pegni. Che si qua ci sta? Trova o a Saint-Denis. Porca o a Eva. Blackwater. Te pareva invece, a te. Ferro, zolfo. Aspetti, quanto ne ha di? Allora, 5 kg di ferro. 5, no, 0.30 di ferro, niente. Invece c'ho 50 di zolfo. 50 di zolfo e 3 di ferro? Sì. C'ho pure 2 pezzi di cocaina. La vuoi un po' di cocaina? Gomme di cocaina. Se magna, so buone. Allora, no, la cocaina... No, grazie. Invece lo zolfo e il ferro, se vuole, glielo posso acquistare io. Però... Ok, quanto mi fai? Sarebbe... $1.59 arrotondiamo a 2. Ok. Quindi a pezzo, quindi per 50 sono $100. No. A pezzo 0,03 dollari. Ah, un bello pezzo di cazzo allora. Vabbè, come faccio per dartelo? Allora, ci guardi le tasche. Muscolo destro. Tenga. Ah, esatto. Prego. Prendi pure il piccone? No, il piccone se lo tenga, così ne prende altro. No, io non raccolgo, cioè, vabbè, te lo regalo, dai. Prego. Vabbè, grazie. Ok, ti dicevo, invece, per quanto riguarda... Vabbè. L'armi. Quanto mette i fucili? Io devo capire se mi conviene comprarla qui o a Saint-Denis. Allora, tanti prezzi sono uguali qui e a Saint-Denis. Ma allora vado a Saint-Denis, dai, c'è sta la signora Zoe, che quella è una bella cavalla da combattimento. Guardi, le dico, l'arma che costa meno è una revolver. Me la posso, vedere? $70. Sì. Aspetti. Se me la mostra. Ma fa male da vicino? Da vicino sì, da lontano è una pistola. Quindi. Ma perfora pure un cranio? Da vicino penso di sì. Non ho mai provato, insomma. Vicino quanto? Mi faccia vedere. Spero che sia scarica. Penso... Sì, è scarica, non ci sono. Penso da qui a... Mi punti? Anche al banco. Mi punti con la pistola? No. Ma tanto scarica. Ma non mi permetterei mai, non si preoccupi. Ma vediamo un attimo com'è. Mi punti. Ok, vediamo. A questa distanza qui dice che mi fa male? Cioè che rompe il cranio? Così sicuramente. Ok. Allora potrebbe essere un'arma... Se no, dopo che ci sta? Dopo di questa? Un'altra revolver. La Cattleman. La cazzo che? La Cattleman. La cazzo lì, la... Ok. Ho capito.
Senta, io... Che? Ok, quanto costa? $118. Qualcosa di superiore? La... Scofield. Vabbè, qual è la... l'arma migliore che lei conosce? Che, diciamo, è piccola, non grossa, lunga. Una pistoletta più letale. Pistola, dice? Sì. Pistola... Io direi che lei mi sembra un tipo da pistola semiautomatica, questa qua. Fa male? Questa sì, eh. Semiautomatica, che sarebbe? Che è sta tecnologia? Spara a raffica, quasi a raffica. Se no c'è la Scofield, che comunque è un'ottima revolver. Questa è la mia personale. Va bene, dai, le farò sapere allora. Arrivederci. Arrivederci. C'ha un po' di soldi per la chiesa, beh, fammi... guardi, le faccio una donazione. Ma chi cazzo è questo? Ho trovato uno schiavo. Ecco qua. Più tardi. Questi sono per lei. Un'offerta. Quanto mi ha dato? $3.60. Grazie mille, arrivederci. Eccomi! Sì, senti qua che odore di bruciato. Che gnocca. No, volevo dire... Don Bono, che gnocca... cioè, ma gli gnocchi bruciano. Ma è un prete! Sì. Che gnocca... Vabbè, sì, che gnocca. Senta, ma il ciuchino? Il ciuchino se lo sono portati via. È arrivato ciuchino! Un tizio. È arrivato un tizio che ha detto che lei lo trattava troppo male e se l'è portato via. Sì, eccolo, guarda un po' come risponde al comando. Mannaggia. Perfetto. Le senta, sì, dammi lo stimolante. Più... Venga, sì, sì. Oh, mi scusi! Oddio! Scusami, signore! Ma che cazzo? Ma io avevo... Mi scusi, per l'amor di Dio. Vabbè, pace all'anima tua. Che il signore sia con te. Con il tuo spirito. Ma che cazzo? Oddio, santo! Ma che devo? Ciuchino! Ma stavo a guardare... mai distrarsi sopra il cavallo. Don Bono, sono $3.50 però qui. Sì, sì, ce l'ho. Ah, no, perché sai, si sa mai, tante volte ti sei dimenticato tutto a San Denis. Ah, buona, ma te pare che Don Bono non ce l'ha dei soldi? E dai. Che ne so io? Io ce n'ho quanti ne vuoi. Quindi $3.50? Prego. Prego, ecco, provi a somministrarlo, magari si riprende questa povera bestiolina. Porca miseria, senti che puzza di bruciata che arriva. Infatti io volevo andare proprio là, volevo andare a vedere da dove viene. Signorina, ma sta puzza del bruciato, ma da dove viene? Lei lo sa? Ma mi sembra dalle parti... Mi sembra che arrivi da quella parte, quindi sembrerebbe... Sembrerebbe Blackwater, ma non potrei dirlo, perché... Parecchio forte, però... Sì, perché sono dall'altra parte. Esatto, io dovevo andare proprio là, dovevo andare a vedere... Insomma... Se brucia, mi sa che... Va bene. Chiarano l'evacuazione. Grazie mille, devo andare dalla benedizione, devo andargli a dare. Vado, vabbè. Fa una preghierina, sì. Tante volte rimanesse qualcuno a morire. Vado, ma magari. È solo che su questo cavallo, Dio santo. Devo pure spazzolarlo?
Mi sa, dai, almeno va più veloce, penso. Se gli do una bella spazzolata. Gli do una bella spazzolata, Luca Vallo. Io ho scroccato. Ma scroccato da che? Ma non è vero. Ma non l'ho scroccato, non ho scroccato niente. No, non ce l'ho più in mod, faccio da solo. Ma se vedo commenti brutti, cioè lo cancello da solo. Grazie, grazie mille. Un'offerta spontanea? Sti cazzi. Ma non sto a Saint Denis. Sì, sì, lo so che devo mangiare, mo vado a mangiare Blackwater. Vado a mangiare Blackwater. Buona vittoria! Che gioco è? RP Red Dead Redemption 2, però sto facendo RP qui. Oppie e mignote. Sì, VRT Marco, tutte e due le piattaforme, sì. Ciao Brawler. Dottor Scotti, se non ti rispondo un motivo ci sta, no? Dai, sto a fare RP, quando che cazzo mi chiedi la roba del Rico? Non lo so, già è due volte che me lo chiedi. Non vedo l'ora per il corpo di Cristo. Domenica, Beniamino. Ho preparato una live domenica. Perfetta. Sì, sì, la macchina mia è in vendita a Cappadario. Sei un grande. Grazie mille, Frasian. Che server è Lord of Griman? È praticamente si chiama Western Legend. In alto a destra ci sta il simbolo. Domenica ci sta la messa. Avevo ricominciato a fare la sabba perché non vedo più RP addirittura. Dai, insomma, parti scherzi. Ma è uguale, dai, ma... Ma la sabba si deve fare a prescindere se deve fare la sabba. It's Darkishi! Ciao bello, un bacione! Ah, non lo so perché la veste è bianca. Boh, mi sono svegliato così oggi. Grazie, i patacca di Warzone. Boh. Ma che sta succedendo? Perché sto... Diavola morta. A Strawberry c'è qualcuno? Non lo so. Cazzo, mi sa che sto per morire di fame. Altro che la fine di Don Bono. Un vestito elegante. Ma il mio è un vestito elegante, ragazzi, cioè. Come mai con l'uciucu? Con l'uciuccio? Perché con l'uciuchino è meglio, più bello. Il prete col ciuchino. Grazie Kim. Grazie Kim Kim, KJ, ciao bello. Grazie mille, bellissimo, grazie, grande. Come Don Matteo con la bici, esatto. Esatto. Ma non è successo niente a Dark Souls.
Ti piace? Sti versi, perché il personaggio c'ha fame. Se deve, deve mangiare, se no muore. Mo tra poco ti fa un volo e guarda. Oh, ma ci starà ancora qualcuno di... Aiuto, aiuto, aiuto. 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 Signori? Aiuto. La prego, mi aiuti. La prego, mi aiuta. Un fulmine. Aiuta, aiuta, la prego. Aiuto, no, che fulmine, aiuto, sono prete io, Don Bono, della chiesa di Saint-Denis. Ce l'ha, no, qualcosa? Signori, 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 ce ne dobbiamo scappare perché i messicani praticamente hanno distrutto Blackwater, quindi raccogliete tutto quello che avete e scappiamo. Ma ce l'hai qualcosa da mangiare, prego? C'ho un cazzo da mangiare. Sì. Guarda, pure lo cazzo, mi va bene pure lo cazzo, te mangio pure quello, te mangio. Mi serve quello. Però, lo so. Ecco, solo questo c'ho, purtroppo, cazzo. Grazie, mo da chiedere dentro se c'hanno qualcosa. Basta, grazie. Sto mulo come è, si mio, è mio, è mio. È Ciuchino. Si chiama Furmine. Furmine. No, Ciuchino, non è che è Furmine. Ah. Un Furmine l'ho preso io in testa quando sono nato. Minchia, no, non si augura, è brutto un culo. Permesso, parola del signore. Oh, buon uomo, che cazzo ha combinato? Che è successo qua? Un assalto. Oddio, da parte di chi? I messicani. Per Dio, buono. Dov'è? Ma che è successo? Via, largo, largo. Ma... Dalla vostra incolumità le consiglio di stare qui. Vabbè, ce l'hai da mangiare, da bere? Io sto qua, però c'ho fame. Ce l'hai da mangiare, da bere? Che stai a parlare con tuo fratello? Vabbè, sì, tu sei un fratello di Dio. Sento parlare, forse non riesce. Sì, più o meno, vabbè. Comunque no, adesso non ho niente. Salve! Salve. Qui è il prete che parla, Don Bono, della chiesa di Saint-Denis. È successo qualcosa? È arrivato in particolare. Perché? Sì. Sono venuto a fare la benedizione a Blackwater. E si è arrivato i messicani. Avrei attaccato noi. È stato un assalto in piena regola. Ah, i messicani. Oddio, signorina, che cazzo ha fatto? E secondo lei che cosa ho fatto? E che ne so, che hai passato? Te vedo tutta sanguinante. Ma che madonna c'hai? No, no. Penso di aver più di una pallotta sulle spalle. Chi è? Oddio, sento una donazione. Chi è? Christian, buonasera! Grazie! Posso aiutarvi come posso? Mi senti? È una madonna! Chi è? Grazie, Christian! Ma lei chi è? Mi scusi. Io mi chiamo Don Bono, piacere, della chiesa di Saint-Denis. Ah, piacere. Ma che è successo qua? Che i messicani? Perché sono venuti i messicani? Ci hanno assaltato i messicani. Ho sete, ho tanta sede, ce l'hai da bere, signorina? Aspetti. Guarda. No, non c'è niente. Avete da bere? No, bere sangue di Cristo. Lei, signore, ce l'ha da bere? Io non ho un cazzo. Lei non ha un cazzo, che è successo, signore? Signorina, di una fasciatura? Direi un attimo. È arrabbiato? Tu che dici? Non lo so, mi dica che è successo. È successo che ho dovuto pulire il sangue di tutte quelle persone che erano cadute a terra durante l'assedio dei messicani a Blackwater. Non vedevo così tanto sangue dai tempi della guerra. Ma quale guerra? Perché io sono venuto da poco qui, c'è stata una guerra? Grazie, Christian! La guerra di successione. Dottore, non è tempo adesso di perdersi in chiacchiere, dobbiamo andarcene. Il mio cavallo è morto nella stalla mia. Cioè, lei vuole da bere, adesso fumare, volere anche un piatto di risotto, signore? E se ce l'hai, grazie. Avete visto un uomo con i capelli bianchi e un cappotto rosso? Come? Io i capelli non ce l'ho proprio. No, purtroppo. Dovremmo andare a cambiare. Ce ne ho 4. Vestito da live e raggiunto che così? Ma no, ma che cazzo dici che c'è, sta ancora 1700 da raggiungere? È il mio cavallo, ce l'ho da quando sono piccola. Non lo sicuramente, ma lo prenderemo appena sarà possibile. Adesso è un casino, sono uscito io vivo per miracolo. Ma che madonna dici, sì che sono cresciuti i capelli.
scusate. Oh, è Christian! Grazie! Porca troia. Quindi voi non ci avete niente da bere? Sì, signori, tutti in sella, forza. A Saint-Denis. Andiamo a Saint-Denis. Porca, io non c'ho niente da bere. Ma sopra non ci sta, non ci sta la cuoca? Ai ai ai. Sta casa comunque non è male, eh. Soltanto che Thornton quando tornerà non sarà per niente. Signorina, felice. Mi scusi, ha qualcosa da bere per il parroco, per il prete? Sì, si sposa dal cavallo perché sennò lo prende a calci. No, grazie mille. Se ce l'ha qualcosa da bere, la ringrazio. Sono molto assetato, sono venuto da lontano, ecco, da Saint-Denis. Grazie. Si sposta verso Rosen comunque. Andiamo succo... tutti quanti lì. Ah, ok. No, no, la città è vuota, sta andando tutto in fiamme, sì. Quindi verso Roots. Beh. Vabbè, signori, quindi a Roots si va? Inferno. Siamo tutti pronti? Sì, sì, sì. Attenzione. Ok, mettiamoci in marcia, andiamo. Oh, però andate piano, io c'ho l'uciuchino, eh. Addio, casa mia. Oh, piano, che c'ho orciuchino io! Salire con noi la vedo complicata, arrivare fino a Saint-Denis con quello, eh. E dopo? No, a Roots se va, a Roots, no? È lontano, eh. Salga con me. Roots, ok, salgo. Arrivo, eh. Arrivo, arrivo, eh. Oddio, eccola là, una bella mossa! Oddio, no, non era così, scusi. No, mi scusi, mi scusi, mi scusi. Pensavo che era così, pensavo, mi scusi. No, sì, sì, sì. Lo faccio salire con me perché sennò con quello non ci arriva. No, con quello no. Vabbè, Giuchino, ci vediamo dopo. Andiamo in gruppo. Andiamo. Grazie mille, Christian! Grazie, bacioni. Ci siamo, ci siamo. Andiamo, andiamo. Andiamo a Roots, vai, tutti a Roots. La città dei carboncini. Ma hanno detto l'altro giorno padre Toscanello mi ha detto che è la città dei carboncini. Ma è pieno di carboncini là? Di solito no. Spingi, spingi, che sto cavallo vuole. Non lo so, ha detto padre Toscanello. Ma l'ha detto. Chi è? Come chi è? Padre Toscanello. Ma Don Toscanello è il famosissimo, è famosissimo. La nostra città. Che compagnia piacevole che ha il collega qua. Ma io ancora non ho capito che è successo a Blackwater, i messicani, ma che cazzo vogliono? Ci hanno attaccato. Sti bastardi. E allora bisogna fargli una maledizione allora. Ma io sono bravissima, collega. Anch'io, sì, si vede. Ma che fa il civile del destra e sinistra? Signore, vada dritto e basta, aiuto. Padre, cosa ci faceva lì? Dove? No, ma avevano detto che a Blackwater c'era... No, beh, che dovevo andare a Blackwater, mi avevano detto. Oggi. Non lo so. Probabilmente hanno provato a tentare la sua vita. Allora, i Ford a Saint-Denis. Ford? Sì, i Ford, la Ford, là. Ma intende Rocco Ford, quelli vestiti da arancione? La famiglia, sì, la famiglia Ford, sì. No, viola, arancione, un po' tutto sono vestiti. Oh mio Dio. Ah. Ma lei li conosce? Beh, sì, ci ho avuto a che fare. Sono proprio dei bastardi, guarda, porca puttana. Sono venuti dentro la chiesa a minacciarmi, a dirmi che me volevano ammazzare, vogliono il pizzo. Ma ha denunciato questa cosa? Ci ho provato, però niente, pure se sono messi a ridere i deputi. Quindi chi fa da sé fa per tre. Insomma, stai attento con quei tipi, possono essere pericolosi. Trajan, tranquillo che a me non mi frega proprio un cazzo, cioè zero. Perfetto. Ragazzi, ci sono cose peggiori nella vita, come... Tutto bene.
come la morte, come malattie, robe, cioè non sto qua. Oh mio Dio, cosa è? Io? Ascio, il link del level up, devo togliere tutto. Non so neanche se funziona ancora il codice bono. Largo, largo. Ma lei da quanto tempo sta a Saint-Denis? Da quanto tempo è a Saint-Denis lei? Due mesi. Da due mesi. In questi due mesi non è mai successa una cosa del simile, che i messicani assaltavano. Beh, che attaccassero una città, no, non è mai successo. Come qualcuno vicino, non sia civile. Diciamo che l'astio tra noi della West Dakota e i messicani si è aumentato nell'ultimo periodo. C'ho una voglia di scopare io. Fa paura. Improvvisa. Eh sì, purtroppo non trovo niente lì da me, non si trova. Le suor Cristina, cioè, è morta. Era una sorella molto, che faceva molte benedizioni, ecco. Beh, so che in città c'era una suora. Osanna e Osanna. Suor Mary. Suor Mary. Cristo Signo. Non lo conosce? No, Suor Mary faceva le bombe? Ma questo non glielo so dire. Sì, lo so, in Metal Storm, lo so che sta andando male. Che è un raduno? Beh, tutti le persone evacuate sono venute qui. Penso che la città ormai sia perduta. Tutti i profughi? Già. Ma io non vedo carboncini. Grazie, buon uomo. Di niente, padre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buon uomo, che è successo? Chi è il capo qui? Padre. Il capo? Sì, chi è il capo qui? Dov'è il commander? Dov'è il commander? È qua. Salve, buonasera. Che il signore sono sia... dottori? Vedo qualcuno di voi è ferito gravemente. Come mai è finita con level up? Non mi sentite. Te lo dico in maniera... cioè, secondo me è finita per level up per questo motivo qua. Te lo dico proprio in maniera proprio più schietta possibile. Questo motivo qua, secondo me. Secondo me, è un mio parere. Nella vita capita, ragazzi. Che devo fare? Sì, se mo giochino ce lo andiamo a riprendere. Crediamo di trovarne un... che ne troviamo un dottore. Ma qua dei carboncini non ci stanno? No. No? Mamma mia, signori, qua... Ma qua dicevano che era pieno dei carboncini, qua, la città dei carboncini. Don Toscanello me l'aveva detto. Bene, siamo appena arrivati, non lo sappiamo, Don. Ah, allora... un casino.
Hanno tutti distrutti qua, ma che hanno passato questi? Questa è la città di Rots. Sì, sì, sono io, Luprete Kyoji, Art and Comics. Sono tanti, ma non tanti da avere una partnership, ragazzi. Cioè, per avere una partnership, cioè, fondamentalmente ce ne vogliono almeno 2-3 mila per... Sotto quarantena facevo numeri spaventosi. Ma dove hai perso, sì? Troppo. Io? È Dio. Chi è lei? Dio. Io? No, io sono il corpo di Dio. Io sono il corpo di Dio reincarnato nella terra per diffondere la parola di Gesù Cristo. Ah, sì? Allora, sto ancora cercando di capire però come... Allora, come si levano qui le cose, aspetta. Ok, ok, ah, eccolo. Adesso sì. Adesso ok, adesso è nudo. Ok, oh, adesso lei mi vede nero? Cioè il, sì, il vestito, sì, ok, sì. Perfetto, ok. Ok, grazie mille. Ma c'è stato tipo un saloon qua? Mister, siamo appena arrivati da un... Hanno preso, hanno distrutto la nostra città, siamo qui per... Ah, era la sua città, era? Sì, era la nostra città, di Blackwater. Porca, e chi è stato? I messicani? I messicani. Mamma mia. Perché beh hanno fatto così sti bastardi? Se lo sapessi. Non lo so, ci hanno bombardato con i cannoni. Devi aggiornare la pagina e clicca quando... Con i cannoni? Già. Perché? Distrutto il municipio. Che Dio li maledica. Già, dice bene. Ma perché? Che Dio li maledica sti maledettissimi. Ma volevano soldi? Oppure per una diatriba tra bande? Non ne ho idea. Hanno ma distrutto tutta la nostra città. E beh, noi... innocenti. Meritano di fare la stessa fine. Sai come diceva Gesù Cristo sulla Bibbia? Versetto di San Genesio numero 2. Mi dica. Restituisci... Il mal tolto? No, occhio per occhio, dente per dente. Non credo che la Bibbia dicesse così, comunque... Lei è il prete, sicuramente sa meglio di me la Bibbia. Esatto. Non fare al prossimo ciò che non vuoi che esse, insomma, ciò che venga fatto a te. Però dice pure che, insomma, scusa, dovete farvi valere. Prova a chiedere ai dottori, purtroppo non abbiamo potuto prendere niente. Camise. Ma sapete dove abitano sti messicani? Dove sono? Sceriffo, andiamo. Tutto bene. Guardate che stia bene. Per quello che può andare bene. Ma ammazzateli tutti sti destra dei cazzi dei messicani. Tutti morti. Erano troppi. Troppi? Sai, troppi. Erano troppi ed erano ben armati. Molto di più di noi. E ci stavano le donne pure? Le donne messicane? Certo, ovviamente. Ah sì? Portamele a me, portale. A San Denis, lì, sulla chiesa. Non c'è niente, sotto il ponce. Ma portale alla cappella di Don Bono, gli faccio vedere io. Sotto la cappella di chi? Portale sulla cappella di Don Bono a San Denis. Poi gli faccio vedere. Grazie Seppuco, grazie mille, bellissimo. Grazie mille pure a Parchi e 67 mesi di resub. Un bacione, grazie mille. Mua. Portale a fargli fare la benedizione di Don Bono. Da Don Bono, poi vedi. Salve! Fino a che magari signorine! Salve! Va benissimo! Salve! Salve, padre! Ma sapete per caso dove sta un bar? Cioè, no, un saloon, scusi! Mi seguo, accanto a San Denis! Perfetto, perfetto! No, San Denis no, qua! Vuole qualcosa da mangiare? Sì, da mangiare e bere! Faccio io! Ok! Ah, ho capito! Perfetto! Domanda, ma lei è un dottore? Anche il capo dell'ufficio, sceriffo! 5 dollari, ciao, signore! Allora, che il signore sia con voi! Perfetto! Grazie, grazie! Quanti dollari?
5 ringrazio. 5 dollari? Ok. Buon lavoro. Allora. Signori, calmatevi, non c'è bisogno, scusi, di litigare. Scusi. Già siamo in una situazione di pericolo. Ecco. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 dollari. Oh, strozzo. 5 dollari volevi? Signori, calmatevi. Oh, voleva 5 dollari. E voleva 5 dollari, sto bastardo. Donna, venga con me, la porto via io da qua. Lo lasci perdere, do io da. Tu ce l'hai il cavallo buono? 5 dollari. Che vuoi, altri 5 cazzotti? Sono 5 dollari. 5 dollari. Ma che dollari? Ma non c'ho una lira, non c'ho una lira, manco per piagne. Ma te posso dare i soldi io? Te lo do da mangiare io da bere, perché qua la gente vuole guadagnare con la roba. Domande. Tenga. No, grazie. Va bene, fa niente. Cazzo. Buono, grazie. Fanculo tutte e due. Cazzo. Ah, sì. In queste situazioni si vergogni, non si. Ah, sai che c'è? I soldi si chiedono nelle situazioni dove la gente sta bene, non dove le genti stanno male. Finisci all'inferno, demone! Donna, o mi sbaglio, non si chiedono, cioè, soldi alla gente in No, 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 non si chiedono, non si chiedono, no, assolutamente. Quello là ne vuole approfittare di tutto. È certo che vuole approfittare. Oddio, vedi un po', come si spegne la torcia? Guarda. Ah, ok, per fortuna si spenda, se no davo fuoco pure a roccia. Allora, dicevamo, andiamo a Saint-Denis? Perché qua io non vedo niente, cioè, chi ci sta qua? Qua si aspetta la morte qua, non capisco. Prossimo passo qual è? Qua stanno aspettando la morte, donna. Sì. Sai come sono arrivato io qua? Eravamo insieme a un mio amico, son cavallo. Sì. Questi signori l'hanno investito e ora io mi ritrovo in questa situazione qua. Porca troia. Ma io pensavo che a Blackwater si magnava, sì. Poi ho letto, ho sentito colpi di cannone. Io pensavo che c'era una festa o qualcosa, invece no. Cazzo. E quindi tutti questi qua stanno in lutto, sti signori? Beh, effettivamente sì. Signorine, mi scusate di nuovo. Sì, sì, se avete il cibo per il don, vi ringrazio. Grazie mille, grazie. Sentite, ma qui le persone stanno in lutto? Qualcuno gli è morto, qualche parente, qualche genitore qua, quello che è successo a Blackwater. Onestamente non lo so, provi a chiederle a loro, padre. Non lo so, noi siamo appena arrivati, sì. Ah, va bene. Le posso fare una Grazie domanda? Mille. Certo. Le serve un assistente per cantare qualche canzone, qualcosa? Deve chiedere all'organista che sta dentro la chiesa. Ho di già chiesto, mi ha detto che le serviva. Allora niente. Avete visto un certo chi, grazie mille, no. Signorina, che il signore sia con te. C'è un signore che manca. Anche con lei. Grazie. Sì. State attenti, signorina, c'è una persona. Arrivederci. Va bene, arrivederci. Dove dobbiamo andare? Devo dare qualcuno quanto non la stanno? Siete molto profumate, signorine. Io non ho mai sentito ragazze così profumate in tutta la mia vita ecclesiastica. Vabbè, se volete passare, se passate per Saint-Denis, venite nella mia cappella. Ve la faccio vedere. Vi faccio vedere la mia cappella. È molto bella, cioè un po' più piccoletta, un po' ristretta, però insomma, c'è di tutto, c'è. È molto lucidata, molto profumata, insomma. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Le posso fare una domanda? Certo, mi dica. Per caso ha un cavallo da prestarmi? Lo riporto subito. Giochino! Il tempo che... Ecco. Non è un lo riportiamo subito, padre. Non è un cavallo, però prego. Vabbè, guardi, lo riportiamo subito. Sì, prego. Ecco. No, è un giochino. Che bellezza. È bello? Sì. È stupendo. Donna, una domanda. È bello da vedere, lo vuole accarezzare? Io l'ultima volta che ho provato ad accarezzarlo è uscito di fuori il pitone. Sì, è il mio. Ah, è carino. Sì, qua, eccolo, vedi? Speriamo che non si eccita troppo, perché l'ultima volta... Oddio. Donna, se me lo riesci a prestare, te lo riporto... L'ultima volta c'era la stalliera a Saint-Denis, insomma, stava provando a montarla. Ah, ma chi? Il mulo? Anch'io. Vabbè. Prego, vada, prego. Vabbè, io vado a vedere se ci sta qualcuno qua. Immediatamente. Sì, prego.
stasera c'era la... Ah, Blackwood. Va bene, ha parlato il comandante. Mi scusi. Salve, padre. Salve. Hai ricevuto. Per favore, si faccia... Frapponiti tra... Frapponiti fra... Non è questo, è voluto come la fame, per favore, mi fa spavento. No, no. Ah, io sono un prete, eh. Io sono un prete, te maledico, eh. Si può Giorno, entrare, per favore, si mette in mezzo. Che schifo. Salve. Ma che schifo che è, un salve. Come sta? Con chi ce l'ha, mi scusi? Con lei. Ah, bene. Decisamente bene. Mi scusi, non la riconosco. Per favore, si che il signor, che il signore te maledica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, finirai all'inferno, finirai. Uomo di Satana. Padre, io sono... Donna, che ha fatto questo uomo? Padre, sono credente, ma lei per favore mi fa spavento, si allontani. Ma perché? Ah, qua ci dovrebbe essere il bar, senti che profumo dei fagioli. Senti che profumo dei fagioli che ci sta qua. Buonasera, è qua che si magna? Ari, eccoci. Salve. Buonasera, è qua che si magna? Ehi, sei tu che ti pugni prima? No. Come no? No, ho sentito un certo profumino che mi piaceva tanto qua. Ma avevi dato pugni prima, hai sentito? Ma quando? Prima, sulla strada, non ti ricorda? Ma non è vero che ti ho dato i pugni, ma quando mi, mai? Dividimi ancora $5. $5? Ah, eri tu? Allora, ciao. Ero io. Ma chi ti sei in gula? Prima. Come cazzo sei? Sei ricordo qua. Donna, l'ho prestato un attimo. Oh, un saluto, la prossima. Al mio amico fidato che sta andando a recuperare il cavallo. Ah, ok. A recuperare il suo mulo, va bene? Ok. Ci scusi, solo che noi siamo. No, tranquillo. Buon uomo, ma non riesce a domare un asino? Ma è inutilizzabile, è inutilizzabile sto roba. Ma che è inutilizzabile? Ma va dove vuoi. Sì. Salve. Perché è il mulo del don? Ma il questo don qui solo il don è riesce a guidarlo. Già. Abbiamo perso Blackwater. Ma quello che vi posso dire è che Blackwater sono i cittadini, non è la città. Ricostruiremo Blackwater qui. Donna, comunque complimenti per il suo bellissimo mulo. Ma qua siamo a Roz, mi scusi. Sì, qua siamo. Da capo. Siamo a Roz. Tutto da capo. Dobbiamo ricominciare tutto da capo, sì. Gesù diceva, se chiude una porta, si apre un portone. Sì. Ma vaffanculo a te, Gesù. E allora ti auguro di trovare una bella moglie che è una bella mignottona. Prete, mi scusi, ma le posso fare una domanda? Sì. Prete. Mi dica. Ma fin dove si lava la faccia lei al mattino? Io? Sì. Non me la lavo. Come no? No. Ci pensa qualcun altro a lavare il don? Comunque ha un bellissimo esemplare di asino. Sì, lo so. È bellissimo. Grazie. Ti piace? Sì, lui sì. Sì, mi fa piacere che ti piace il ciuchino. No. Avere problemi di cuore, però. Verrà qui ogni tanto a trovarci, signore, a fare qualche messa. Ma qui dicono che era pieno di carboncini, ma io non ne vedo nemmeno uno di carboncino. Lei è il pretaccio? Lui è il pretaccio. Ma che pretaccio? Pretazzo. Una domanda, qualcuno... Ok, siamo tutti sconvolti, ma per favore... Scusatemi un attimo, qualcuno mi riesce a prestare un cavallo? Ve lo riporto subito. Non posso, cioè nessuno può prestarti un cavallo. Te presto il mio. Perché è molto veloce. Il cavallo è addestrato, torna indietro. È un bel buco di amici. Te presto se vuoi, te presto il mio ciuco. No, Don, è solo che noi dobbiamo andare un po' lontano e pensare. Guarda che va veloce, e sapezzi che cazzo che c'ha sotto. Qualcuno riesce a dare un passaggio a un mio amico, ecco. Sono contento però. No, Valentine. Siamo arrivati tutti.
Guardi, ci siamo appena tutti? Arrivati tutti da Blackwater dopo una battaglia, una guerra. Non penso che qualcuno... Te lo do io se vuoi. Ma non hai visto che bell'uccello che porta Stasino? Sì, donne, non riesce a salire, non si riesce a ci salire. Ci sono tutti. Perché poi il ciuchino cade, ecco. Dove sei, Doso? Sono qua. Sarebbe un miracolo, sono qua. Ma sapete dove abitano i messicani? Yeah. No, io non lo so, donne. Ma penso che sono gli uomini troppo cattivi. McGill è stato colpito con un fuoco di proiettili. Avete chiamato il dottore? Sì. È alla stazione, ce ne sono due. Uno è libero. Donno, yeah. comunque una cosa, non mi sembra il momento di guardare i messicani. Credo che li abbia fuori. Lo so. È quello che ho capito. Capisce, no? Sì. Ma il lutto per cosa? Perché i messicani li hanno bruciato la loro cittadina. Ma non li ha bruciato i genitori, la famiglia? Sì, alcuni sono morti. Ah sì, veramente? Non lo so. Scusi, signorina. Per perdere un cugino, è un fratello. No, vabbè, è morto qualcuno? È morto? Blackwater è completamente distrutta. Mi dispiace, signorina, mi dispiace veramente tanto. La vedo proprio negli occhi che proprio... Lei è proprio moralmente distrutta e anche fisicamente, mi dispiace. Non ho parole, Dio non ha parole, però le posso dire che le vie del Signore sono infinite, quindi magari qui si può ricostruire la sua casa qua, e la sua dimora. Sì, beh, non lo so. Ma c'è una sorella per caso? No, solo cugini e fratelli. Ho capito. No, perché una volta era bastata una dentro la mia chiesa che assomigliava molto. Tutto in ordine. Da domani dovete riprendere a lavorare tutti. Sono stata a una sua funzione, sì. Ah sì, com'era? A parte l'inizio è stato... Ma sta a guardare la live? Piccante? Donna, io non piccante? Donna, perché sta a guardare la live? Lei... Abuazza! Una domanda, donna. Ma lei quando fa le funzioni? La le domani, funzioni? Là? Sì, dico non quando penso. Fa la i messa, messicani ecco. Si stabilizzano là. Beh, le funzioni le faccio ogni domenica in chiesa. Da quello che ho sentito, perché okay. Armadillo perché sono arrivato da poco. Era infestata da quella strana malattia. Sta ancora un po' ambientando. Ogni sì, domenica alle ore 22 quindi, in chiesa, in cappella. Sì, sono stabilizzati lì per stare lontano. Certamente, sono un forte credente, quindi ci sarò molto probabilmente. Però signorina, mi stia... Io non so, io sono un porco? Io vi sconsiglio di lo so. No. Lo so che io sono un porco di quelli proprio, guarda che se mi dice così io parto, come tutti quanti. Io parto. Neanche i vestiti. Ho avuto un attimo di svenimento. Io sono un porco, lo so. Signorina, perché non riposa un po', se ha fatto un lungo viaggio per venire qua? Ma è sicuro che possiamo davvero Siamo davvero? Oh. Davvero? Signori, aiutatevi tutti quanti. Con io e lei possiamo fare tutto, signorina. Cercate di no, tirare su non si sia il momento. Più soldi possibili con i clienti senza che verranno. L'aiuto io a ripartire. Ah, è svenuta, niente. Questo è lo spirito di Blackwater, di ok. Questo è lo spirito divino questo. Città. Poi se qualcuno vi presta qualcosa, col tempo gli restituirete tutto, non vi preoccupate. No, signore. $11, tieni. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. No, ma che cosa? Adesso ragazzi, troverò il modo umano. Faccio vedere, diciamo, dammi il numero, il posto Silvestre. Dove poter andare a dormire. Non ti preoccupare. Chi è che ha le attività qua? Insiste, chi è che aveva le attività? Io avevo Fabbro. Ok, allora chi ha le attività? Cercatevi il posto che vi piace di più, sentitevi tra di voi, cercate di mettervi d'accordo e stabilizzatevi il prima possibile. Okay. Morgan, ho visto un posto di fianco alla mia stalla. Sì, già diciamo l'ho l'hai preso. Visto anche tu? Sì. Okay. Io i nativi mi hanno fatto vedere la stalla, è un po'. Allora, dai, siete vicini come eravate a Blackwater, meglio di così. Sì. Quello sicuro. Sì. Guarda che vince e non si cambia. Signor la stalla va bene, ma le stallone? Le stallone le porta nel predaccio. No. Le porto predaccio, ancora con sto predaccio. Io sono prete, non sono predaccio. Prete, lo curo io, non si preoccupi. 265. Ma prete, una benedizione a queste persone qua che sono sopravvissuti a un... Non mi faccio incazzare.
Grazie mille. Una benedizione, ma già sono stati benedetti. Ma riuscirò da chi? Dal Signore, già è un miracolo che stanno qua, no? Una parola di conforto da parte sua. Ma devo fare qualche funerale? Sono morti qualcuno? È morto? Questo è molto utile. Come? È morto qualcuno? Devo fare qualche funerale? Funerale no. Andiamo. Non c'è una chiesa qua a Rozza? Sì, che c'è. Come? Dove? Sì, è senti chiesa. Più avanti sulla destra. Vede dove c'è la statua là in fondo? Sì, vado a vedere subito com'è fatta. Comunque io mi ero candidato per... È sulla destra. Sì, sì. Ciuchino! Vice. Sì? No, non sono il vice io. Lei è lo sceriffo? Se vuole io accompagnare. Vabbè, non so niente. Andiamo, andiamo. Avete provato a parlare alla stazione? Sulla statua a destra. Aia, botta, porca puttana, era chiusa. Questa è la chiesa? Ammazza se è brutta sta chiesa, Dio Cristo. Madonna. Oh! C'è nessuno? Ma sembra vuota qua. Ah, non è questa. Sopra la collina. Ah, quell'altra. Porco demonio, Giuchino. Non zarti nemmeno. Io, fammi vedere come zarti. Bravo. Ah, questa. Molto simile a quella del GTA. No, è chiusa. Dio maledetto. Chiusa. Can you find me? Chi cazzo è me? Andiamo, Giuchino! Io dovrei mangiare qualcosina, ragazzi, come faccio? Qualcuno non ce l'ha fatta. Ah, sono morti, serve un funerale? Signore. Faccio lo sconto. Va bene. Se è un familiare, se è un familiare faccio prezzo pieno. Due familiari, aveva sconto del 20%. Dottore, come stai? È da poco contento. Bene. Ok. D'accordo. Niente, non vogliono proprio zero. Pretaccio. Arridagli questo pretaccio. Dimmi. L'ha vista la chiesa? È vuota, non è vuota, è chiusa. Come chiusa? È chiusa, se c'è le chiavi, aprila tu. E lei non ha le chiavi? Io? No, no, io non ce l'ho. Salve. Ah, Tull, fammi un po' vedere che c'ha qua. Secchio. Ah, vende pure le pandegane qua. No, qua mi piace. Bello. Non male. Ragazzi, io purtroppo devo un attimo andare a mangiare qualcosa. Devo fare la pipì, devo fare le cose. Come faccio? Metto in pausa 5 minuti, 10 minuti, penso di far tutto. Però devo andare, devo fare pure la pipì. 10 minuti, ci vediamo tra pochissimo, eh. Ma aspettate 10 minuti? Arrivo. 10 minuti di pausa e torno. Sì, devo fare una pisciata. No, stasera no, domenica c'è la messa.
Siete iscritti voi, giusto? È giusto, sì. Ha visto i vostri siti? Bene. No. Piccoli ma molto belli e funzionali.